Passiamo alla manica kimono. Io avevo iniziato il discorso degli scalfi dicendo che avrei fatto dei brevi video. Purtroppo mi rendo conto che mentre parlo e vado avanti ci sono sempre tante cose da dirvi e quindi potrebbero diventare un pochino più lunghi. Nel limite del possibile cerco di fare più velocemente che posso. Allora, passiamo alla manica kimono. La manica kimono, diciamo, questo tipo di maglia presenta una lavorazione tutta di pezzo, non si fanno le maniche separate come negli altri tre tipi di scalfi, ma si lavora tutto di seguito. Come si procede? Si arriva, diciamo, io direi 2-3 cm prima del giro di braccio, se voi faceste una manica a giro, almeno 3 cm. E poi iniziate a fare degli aumenti graduali sia da una parte che dall'altra. Avrete sul ferro alla fine tantissime maglie. Ricordate anche che i polsini si fanno in un secondo tempo riprendendo i punti dalle parti e lavorando, mentre qui lavoriamo in orizzontale, anche qui lavoreremo in orizzontale perché lavoreremo per così, ma il risultato finale poi risulterà in verticale, perché lavorerete per questo verso. Allora, dicevo, si aumenta gradatamente. C'è chi aumenta di più, chi aumenta di meno. Io vi dico come generalmente faccio io. A me piace partire un pochino prima e arrivare alla, diciamo, alla larghezza della manica finale un po' più gradatamente. Questo però dipende anche quanto volete la manica larga nel polsino, perché se voi volete ad esempio una manica, ora vi faccio qui, no, facciamolo in nero così si vede, ecco, se voi volete una manica un pochino più larga, allora potete anche fare questo lavoro, cioè fare iniziare un po' sopra così e allargare più punti contemporaneamente. Se invece volete la manica più larga, allora dovete partire un pochino prima. Io generalmente cosa faccio? Inizio con un punto, un aumento sul primo punto per una volta, poi faccio due aumenti per due volte. Ora qui andremo un po' più su perché non mi ci sta lo scritto, però voi seguite poi questi giri. Quindi poi facciamo, passiamo a tre aumenti per tre volte, poi 5 per due volte e 7 per due volte. In tutto cosa abbiamo fatto? Due giri, qui altri due, quindi 6 giri, qui, no, io ho scritto, scusate, 3 per due volte, non per 3, sempre due volte, tranne la prima poi sono sempre due. Qui arriviamo a 8 giri, qui altri 4 giri, quindi arriveremo a 12 giri e qui arriveremo a 16 giri. Quindi vedete che nel frattempo noi siamo andati avanti parecchio e da qui che abbiamo iniziato siamo già arrivati più o meno qui a dare proprio tutta, forse anche un po' oltre, anche qui, a dare tutta l'ampiezza. Naturalmente punti e giri corrispondono a ferri all'incirca dal 3,5 al 4,5. Perché se usate dei ferri più grandi, i centimetri rapportati al numero dei giri saranno molti di più e quindi aumentando in questo modo andrete molto oltre e potreste rischiare, dico rischiare, di arrivare già molto più avanti con la manica e vi rimarrebbe magari un pochino più stretta. Quindi al limite, se usate dei ferri più grandi, arrivate sempre a tre punti, scusate, fate uno e due, poi anziché passare a tre punti, magari ne fate
fate 3 per 3 volte e poi fate magari 5 per 3 volte, in modo che i giri sono gli stessi, ma la manica non si allarga troppo. Comunque anche questo io consiglio sempre, quando fate questo lavoro, prendete una maglia che vi sia di misura, dividete i punti a metà, appoggiate la metà maglia sulla metà maglia che vi è di misura e confrontate che la larghezza della manica in quel punto sia giusta. Il giro manica naturalmente non potete confrontarlo perché nella manica giro rimane così e quindi qui lo scalfo è più attaccato ad ascella, mentre invece qua nel giro a kimono rimane molto più staccato. Fatti questi giri, poi aumentate i punti che vi rimangono per arrivare alla fine della lunghezza della manica, escluso il polsino. Mettiamo che voi siate arrivati con questi aumenti, siate arrivati più o meno qua. Facciamolo in nero così magari si evidenzia più. Siete arrivati a questo punto con tutti questi aumenti. Arrivate qui. Dovete fare ancora questa parte. Questa è la parte del braccio più sottile generalmente. Quindi gli aumenti vanno fatti più diradati, o meglio più aumenti e meno volte. Quindi questa parte, voi misurate la parte che va da qui a qui e i punti che vi mancano li dividete in tre parti. Vi ho detto indicativamente in tre parti perché la differenza di dividerla in più o in meno parti è quella che vi determinerà la larghezza della maglia, della manica, scusate. Se voi la dividete in tre parti, fate naturalmente più giri in orizzontale e quindi la manica si allunga. Quindi, se voi volete la manica più larga, farete meno aumenti, perché fate meno aumenti vuol dire che fate meno giri di aumento, ma per arrivare alla larghezza della spalla dovete lavorare di più. Lavorando di più, la larghezza della manica aumenta. Se voi invece volete una maglia più stretta, aumenterete in più volte, perché vuol dire che qui farete più giri qua, ma alla larghezza finale avrete meno giri e quindi la manica risulterà più stretta. Se volete una maglia media, ora questa è un'indicazione di base, poi come vi dico sempre dovete misurare la vostra maglia, l'ho spiegato anche qui, in base a una maglia che vi è di misura, una manica che vi è di misura. Sulla base di quello e di questo ricordatevi che più la fate stretta e più diradate gli aumenti, più la fate larga e meno diradate gli aumenti. Ora qui ho fatto, scusate, avevo scritto qui 5, ma è 15. Qui ho fatto l'esempio di 21 cm in 30 giri. Quindi qui aumenterete 15 per arrivare sempre a 30. Qui aumenterete, sono giri ma punti, 30 punti in 21 cm, quindi aumenterete 10, 10, 10, qui saranno 15, 15, 8, 8, 8 e 7. Questo in linea di massima per avere la larghezza della vostra manica. Detto questo, passiamo un attimino alla spalla. Voi avete terminato il vostro davanti, avete provveduto a fare la scollatura. Poi di scollature ne parleremo in altri video perché molte persone che hanno visto questo dello scalfo mi hanno chiesto di parlare anche un pochino delle scollature. Quindi l'argomento scollature lo faremo a parte, però diciamo che voi farete la vostra scollatura se la volete rotonda, se la volete a V, come la preferite, potete farla anche a barchetta, non ha importanza. Comunque voi nel davanti fate la vostra scollatura e poi i punti che vi rimangono per una manica e per l'altra li lasciate in sospeso. Provvedete a fare il dietro allo stesso identico modo come avete fatto il davanti,
naturalmente senza la scolatura arriverete ad avere tutti i punti del dietro sul ferro, mentre nel davanti li avrete divisi in due parti, nel dietro li avrete tutti sul ferro. Una volta fatte le due parti, potete cucire la spalla. Come? Se volete una manica morbida, fate a punto maglia, chiudete proprio i punti del davanti assieme ai punti del dietro. Se invece li chiudete con l'ago proprio a punto maglia, se invece temete, cosa che succede un pochino con la manica kimono, che poi questa manica scenda tanto dalla spalla, praticamente la manica si allunga un pochino, chiudete questi punti con i tre ferri. Non so se conoscete la chiusura a tre ferri, ma nelle note, nel box informativo sotto il video, vi metto il link per la chiusura a tre ferri. Oppure, se volete fare una cosa continuativa, proseguite senza cuciture. Cioè, quando siete arrivati a questo punto del davanti, che avete i punti qua e i punti qua, qui no, ho segnato il polsino, ma non va bene, fin qua perché il polsino abbiamo detto che lo fate a parte. Lavorate tutti questi punti, diciamo col nero, lavorate tutti questi punti, aumentate questi punti che corrispondono ai punti che avete diminuito nel davanti, qualche uno in meno perché generalmente sul dietro rimane un pochino più stretto, però se qui avete diminuito 30 punti ne potrete aumentare 26, non di meno. E poi proseguite a lavorare questa parte e andrete avanti con giri di andata e ritorno sino a qua. Quando arrivate qua fate esattamente il contrario di quello che avete fatto qui, cioè laddove, ecco, facciamo così, facciamo l'esempio della manica stretta, laddove avete aumentato per ultimi i 7 punti, ne diminuirete 7, il giro dopo meno 8, meno 8, meno 8 e poi meno 7, meno 5, meno 3, meno 2, così come li avete fatti nel davanti. Per cui ricordatevi di scrivervi sempre i punti, man mano che li aumentate, scriveteveli, prendetevi nota, perché poi vi devono servire sia che lo facciate separata, sia che lo facciate continuativa, vi devono servire per diminuire al contrario gli stessi punti. Naturalmente, se qui nel dietro, nel collo, aumentate, mettiamo 4 punti in meno, quando arrivate alla fine delle diminuzioni, rispetto al davanti, avrete 4 punti in meno. 5, quelli che saranno quelli che diminuite nel collo, ve li ritrovate di meno qua, perché le diminuzioni della manica, gli aumenti della manica nel davanti e le diminuzioni del dietro devono essere uguali. Si parla di diminuzioni solo nel caso in cui si faccia la maglia in modo continuativo. Se la fate separata saranno aumenti nel davanti e aumenti nel dietro. Una volta finita tutta la maglia, cucita se la fate separata o continuativa, riprendete i punti qui intorno alla manica e vi fate il polsino. E naturalmente lavorerete per questo verso. Vi usciranno le coste così come le volete fare. Se volete una manica invece larga, però allora l'avrete fatto anche qua, potete fare un punto riso, anche qui, o un punto legaccio. Scusatemi il parlare, ma ancora un po' di problemi in bocca e faccio fatica a parlare, la S non mi esce ancora molto molto bene, spero a breve di risolvere i miei problemi. Mi sembra di avervi detto tutto. Se avete qualche domanda da fare, non esitate a farmela. E spero di aver detto tutte le cose giuste. Ora risento un attimo il video, eventualmente avessi detto qualcosa di sbagliato, confuso i punti con i giri, sempre nel box informativo sotto il video vi scriverò al minuto tal dei tali, anziché questo
dico questo, non rifaccio il video perché faccio molta molta fatica a parlare e ricominciare da capo per me sarebbe, cioè oggi non ci riuscirei. Quindi vi ringrazio per la comprensione, vi saluto, un bacione a tutte.